Fine partita, la Valcuviana espugna il campo di Gazzadaschianno per 3-2. Abbiamo il piacere di aver disturbato il numero 10 della Valcuviana, Maggi, che è uno dei protagonisti del match, di questo esordio di campionato 2-3. Grazie mille anzitutto per i complimenti. No, è stata una partita combattuta fino all'ultimo, merito anche dell'avversario, molto tosto. Però vabbè, ci stiamo preparando bene, siamo in forma, vogliamo iniziare sicuramente la stagione nel migliore dei modi, visto come era finita l'anno scorso, che siamo salvati soltanto ai playout. E niente, abbiamo fatto penso una gran partita, tatticamente, tecnicamente, e grazie anche ai miei compagni che sono impegnati veramente tanto. Penso che alla fine dei conti il risultato sia giusto. Fisicamente siete cresciuti dalla ripresa, dove forse il Gazzara ha avuto un calo, e lì siete riusciti a ribaltare il risultato e poi avete avuto più di un'occasione per portarsi avanti sul 4-2. Sì, diciamo che stiamo facendo una preparazione abbastanza impegnativa, con molta corsa, ma poi alla fine i frutti forse si vedono in campo. E sì, siamo usciti con un morale diverso nel secondo tempo, con la voglia di ribaltare la partita perché pensavamo di potercela fare, visto anche il palo nel primo tempo, la traversa, le varie occasioni, e alla fine è andato tutto per il verso giusto. Come hai visto il Gazzada, questa neopromossa, che sta facendo molto bene in Coppa, però oggi è mancato qualcosina. Sono rimasto sorpreso dal risultato di mercoledì in Coppa, però l'ho trovato una squadra veramente compatta, preparata, che ci ha messo comunque sia in difficoltà, e penso possano fare un campionato dignitoso, molto dignitoso. Possiamo fare un applauso anche ai vostri 20 tifosi che praticamente vi hanno incitato dall'inizio alla fine, anche quando eravate sotto, perché quando si è avanti è facile fare il tifo, ma quando si è sotto non hanno mai mollato. Sono il nostro orgoglio, ci seguono da sempre ed è bello. È bello giocare in seconda categoria, avere il tifo un po' come se fossi nei grandi palcoscenici. Sono il nostro 12° uomo in campo e veramente un applauso a tutti loro, se lo meritano, onore a loro. Grazie, complimenti veramente. Ti lasciamo andare a Grazie fare la doccia perché tanto abbiamo mille, ci disturbato e mancherebbe. buon campionato. Grazie mille e buona continuazione. Ciao.